Intanto sono ripresi in tarda mattinata in videoconferenza i negoziati tra russi e ucraini dopo il faccia a faccia a Istanbul. Il presidente turco Erdogan punta a un summit tra Putin e Zelensky. Ci riferisce in diretta la corrispondente Lucia Goracci. Sì, Erdogan tenta di tenere l'abbrivio delle trattative, dice di voler sentire a breve tanto Zelensky quanto Putin. L'appuntamento telefonico con il Cremlino è fissato per il pomeriggio per tentare un faccia a faccia qui in Turchia dei due presidenti. Vuole portarli ad affrontare anche i temi più difficili come la Crimea, il Donbass, vale a dire i territori strappati o contesi all'Ucraina. C'era stato a inizi mese l'incontro tra i ministri degli esteri, poi lo dicevi, qui a Istanbul si sono tornati a vedere 3 giorni fa le delegazioni, quando nero su bianco è stata messa la proposta della neutralità dell'Ucraina in cambio di garanzie internazionali alla sua sicurezza. La Turchia tra l'altro si dice pronta, però arriva proprio in questi minuti una doccia fredda del Cremlino dopo l'attacco al deposito di carburante di cui si imputa la responsabilità all'Ucraina. Questo attacco, dice Mosca, potrebbe avere un impatto negativo, pesare sui colloqui. Linea a te. Ormai non parla più nemmeno ai falchi suoi fedelissimi, un Putin sempre più solo e malconsigliato.